tutti a guardare in su mentre la bandiera si alzava verso il cielo. È stato un 2 giugno diverso quello di quest'anno, dove hanno risuonato le parole rinascita, ripartenza, speranza. Nell'intervento del prefetto Chiara Armenia, nei discorsi delle istituzioni presenti, tante come non se ne vedevano da anni. Le autorità civili e militari che hanno voluto rendere onore alla bandiera, al tricolore della Repubblica. Per ripartire, io ho voluto rimarcare il concetto di unità. Dobbiamo fare rete tra tutte le istituzioni perché non si parte da soli, non si partirà da una parte, dobbiamo partire tutti insieme, pensando a un unico obiettivo, il bene comune e la crescita economica, sociale e culturale di questa bellissima realtà. Quello che stiamo cercando di costruire dopo la pandemia ed è il senso di grande positività che dobbiamo avere tutti quanti nell'andare a ricostruire quello che è un tessuto economico veramente provato. Uguaglianza, solidarietà, il dovere di aiutare i più fragili, una sorta di imperativo categorico per aiutare chi ha più bisogno. L'affermazione del valore dell'uguaglianza e soprattutto dei doveri, prima ancora dei diritti, è fondamentale. Si sono accentuate le fragilità in questa pandemia. Tutte le istituzioni e ciascuno di noi, per quel principio di solidarietà che è l'anima della Costituzione, ha il dovere di stringersi attorno agli altri e di fare tutto ciò che è necessario perché la communitas, cioè il munus, vale a dire il dovere, possa essere a servizio degli altri e soprattutto di chi più debole è stato stritolato dalla pandemia.